E continuano le indagini per dare un volto agli hacker che hanno attaccato il server della Regione Lazio rendendolo inattivo. Sentiamo Elena Malizia. Mentre la Procura di Roma indaga per tentata estorsione aggravata dalle finalità di terrorismo, la Regione Lazio cerca di ripristinare con l'aiuto degli esperti le funzioni dei siti violati dagli hacker. Un attacco arrivato dall'estero tramite il computer di un dipendente e smart working. A breve potrebbe arrivare la richiesta di riscatto. Tra 72 ore dovrebbero ripartire le prenotazioni dei vaccini su un'altra piattaforma informatica, mentre per le altre prenotazioni si procede allo sportello, i dati vengono registrati su carta dall'operatore. Lo ha annunciato l'assessore alla sanità D'Amato, che ha ricordato come i pirati informatici siano entrati anche nel sistema sanitario inglese. I dati non si perderanno, rassicura, ma siamo in guerra, un allarme confermato dalla polizia postale. Bisogna oramai considerare la realtà digitale una realtà da difendere quotidianamente. Le nostre società sono completamente digitalizzate e questo è un tipo di criminalità in continua ascesa. Dietro ci sono sodalizi criminali ben strutturati, molto pericolosi, e quindi dobbiamo assolutamente investire in sicurezza. Se nel 2020 gli attacchi di questo tipo erano stati 36, dall'inizio dell'anno sono stati 186 e potrebbero essercene altri.